Salve cari amici, scusa se incominciamo già con questa dislessia. Scherzo. Vabbè, niente, stavo dicendo, scusatemi un po' per il ritardo, ma stavo controllando gli ultimi aggiornamenti, situazione Covid-19, coronavirus. Allora, innanzitutto volevo ricordare per chi non ha guardato ancora il mio video di questa mattina che oltre ovviamente ai miei movimenti social su YouTube, Facebook, Instagram, ora mi trovate ovviamente come Nicola De Lucia anche su Twitter. Cercatemi, mi trovate. Allora, inoltre già un avviso per domani. Domani mattina però su YouTube arriverà il video con la panoramica generale sullo show degli show, l'evento più importante nel panorama mondiale del pro wrestling, ovvero WrestleMania numero 36, edizione 2020, la prima storica senza pubblico e soprattutto non in diretta pre registrata, quindi editata, montata in seguito a video, come anche le puntate di Raw, SmackDown ed NXT delle settimane passate. Fate attenzione a quello che vi dico adesso perché l'ho sentito, insomma, da Michele Pose, il bardo, che comunque ha una sua professionalità. Praticamente al momento nella Florida sono stati bloccati tutti i movimenti, ad eccezione per ovviamente causa lavoro, anche se a detta appunto di Michele Pose il wrestling non rientrerebbe come settore lavorativo, cioè è pur sempre spettacolo, intrattenimento. Comunque al momento, avendo quindi gli studio di Orlando Performance Center, Full Sail University, quindi sarebbe bloccata. E rispetto a quanto vi avevo detto qualche mattinata fa, come la WWE ci dava altro materiale per aprile, questo può essere vero in parte. Materiale fresco, diciamo, perché al momento diciamo che nella notte tra oggi e domani ci sarà l'ultima puntata di SmackDown prima di WrestleMania. Poi sabato e domenica WrestleMania, lunedì Raw, che è stata già preregistrata la puntata post WrestleMania. NXT non lo so, e c'è un grande dubbio sulla puntata di 7 giorni, da oggi a 7 giorni, a venerdì prossimo, di SmackDown. Quindi al momento diciamo che, come anche vi ho messo in evidenza sui miei canali social, vabbè, ieri diciamo c'è stata una piccola carrellata di circa un'oretta e mezza di Dream Match a formato videogioco della WWE versione 2K20, con ospiti speciali al commento, il New Day e quant'altro. Oggi invece, non so se sta per finire quasi, dalle ore 15 del pomeriggio italiano, quindi prima mattina americana, la WWE sul proprio canale ufficiale YouTube ha avviato una live streaming facendo vedere i 15 migliori match degli ultimi 15 anni di WrestleMania. Quindi, vabbè, io in verità sono stato più o meno una mezz'oretta a seguire la live. Il primo match è stato John Cena contro Batista, sia stato almeno di una decina d'anni fa. Poi comunque sarà recuperabile lo streaming, ovviamente cercate di recuperarlo quanto prima, perché sicuramente poi la toglieranno, perché questo è materiale che vale oro, anzi più dell'oro per la WWE. Però comunque il Dream Match Mania sta andando bene con gli ascolti, ho controllato, ha raggiunto già, mi sa, le 500.000 visualizzazioni, quindi
come anche sta andando bene la top 10 di Raw, 1,5 milioni circa già a partire da martedì sera. NXT ovviamente ha bisogno dei suoi momenti per ingranare la top 10. Settimana scorsa sono rimasto un po' deluso dalla top 10 di SmackDown che ha faticato parecchio per, vabbè, credo che diciamo ad oggi, a quasi una settimana di distanza, dovrebbe essere almeno sul milioncino. Comunque, tornando invece alle cose più importanti e più serie, i dati, cioè più che i dati, il capo della protezione civile Borrelli ha comunque dichiarato che, stando appunto ai dati statistici e agli studi, si vedrà un po' se effettivamente, diciamo, ad inizio maggio potrà iniziare la fase di ripresa, piano piano, lenta lenta, gradatamente, passo dopo passo, step by step, oppure aspettare magari a metà maggio per la fase 2. E a proposito quindi di fase 2 ripresa, per quanto riguarda il mondo del pallone, del calcio, per esempio in Premier League è stato ufficializzato che la massima serie inglese riprenderà nel momento in cui la situazione quindi avrà la sua stabilità, come presumo anche un po' per la Serie A, anche se ho sentito proprio che si dovrebbero riunire i massimi vertici della Federcalcio e della Lega per decidere un po' la situation, anche perché alcune società, tanti giocatori hanno devoluto come dovevano devolvere i propri stipendi in beneficenza, perché in questo momento, insomma, parliamo anche di una ennesima crisi economica avvalorata ancora di più da questa tragica situazione del Covid-19 coronavirus. Alle 19, quindi più o meno tra una quarantina di minuti circa, su TV 2000 ci sarà, come di consueto, la messa quotidiana TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Lei, ripeto, ribadisco, approfittate in questo periodo per coltivare e approfondire i vostri hobby, ma anche impegnarvi su qualcosa di cui volete approfondire, no? Che sia la lettura, il disegnare, il dipingere o ascoltare la musica, oppure scrivere dei versi in prosa, una poesia, cose di questo tipo, o impegnarsi per la famiglia a casa, facendo i servizi. E, beh, comunque prometto, sicuramente a me, perché aspettando ancora un po' questa barba diventa ancora più lunga, quindi da rasare diventa più complicato. Quindi domani, vabbè, mattina credo no, più o meno primo pomeriggio farò la cosiddetta barba del fine settimana e mi presenterò al meglio, anche se sono a chilometri e chilometri di distanza dall'America, a WrestleMania. A proposito di questo, ho letto la notizia che praticamente due dirigenti dello staff della WWE hanno deliberatamente deciso, senza l'assenso, il consenso e la certificazione di Vince McMahon, la disposizione di rendere visibile a WrestleMania non solo sul network e quindi gratis per chi ha l'abbonamento, anche se paga, però ho letto, mi pare, su alcune applicazioni di Fox, su Fight TV e poi credo basta. E appunto per questo motivo questi due dirigenti sono stati
subitaneamente licenziati in tronco da Vince McMahon, che a detta da fonti penso quasi sicure, non voleva assolutamente che lo showcase dell'immortale, la vetrina più importante del wrestling, veniva trasmessa anche quest'anno sul network. Ma comunque già si parla di un passaggio in altre piattaforme streaming dove, lo sapete, quando c'è bisogno dell'entrata finanziaria economica, non si, come si dice, ci si guarda in giro nel mercato. Quindi sicuramente Vince McMahon probabilmente dalla prossima annata proverà a non proporre più sul network anche WrestleMania, ma a portarlo su in altre piattaforme. Quindi poi questa diretta che sto facendo adesso comunque la renderò disponibile anche in differita su YouTube con il video. Domani mattina, beh, l'orario non vi so dire adesso, comunque presumo primo mattino, non credo, comunque mezza mattinata, massimo mezzogiorno, il video con la panoramica di WrestleMania 36, facendo una sorta di excursus, quindi dando un mio punto di vista, una mia linea di pensiero su chi secondo me dovrebbe farne di questa WrestleMania un banco di prova. Ci sono tanti atleti che, a detta mia, devono approfittare di questa occasione, o meglio, spero che ne hanno già approfittato, visto che WrestleMania è stata pre-registrata. E concludiamo dicendo che, come è per oggi, questa diretta, vediamo di dedicarci insieme a tutti quanti noi un paio di minuti al pomeriggio, quasi verso la sera. Stiamo facendo oggi, domani che è sabato, domenica e lunedì, e poi magari ci si rivede, ci si rifà un po' questo trenino, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Quindi mi trovate, l'ho detto, i social, YouTube, Facebook, Instagram e da ieri pomeriggio anche su Twitter. Poi domani video panoramica su WrestleMania 36. Domani pomeriggio altra diretta. Credo che domani farò un altro collage speciale di anteprima. Molto probabilmente credo sul match tra Brock Lesnar e Drew McIntyre. E poi, a proposito, con questa chiudiamo davvero, cari amici, siamo quasi sul quarto d'ora. Molto probabilmente in queste ore, quindi o nella tarda serata di oggi o nelle prime ore della mattina di domani, sapremo innanzitutto, o spero, la suddivisione dei match per serata, che ripeto sono in tutto 16, però con i pre-show a partire dalla mezzanotte di domenica e di lunedì gratis sul canale ufficiale YouTube della WWE per 60 minuti per un'ora, quindi 16 meno 2 match per il pre-show, arriviamo a 14, se uno per serata, se ne sono due allo show principale sono 12 match. Comunque, collage Brock Lesnar, Drew McIntyre domani. E poi ovviamente nel momento in cui andrò a vedere, diciamo, quello che succederà nella prima serata, lo andremo a commentare nella giornata, e quello della seconda serata, appunto nella seconda giornata. E poi ovviamente organizzerò, come ho fatto per l'anteprima, anche un bel collage
con i migliori fotogrammi di WrestleMania 36. Per il resto vi auguro buona serata, come dice un mio amico alatranese, mantenete a tavola, nel senso manteniamoci bene a tavola, non abbuffiamoci, vista la situazione coronavirus, non stiamo sempre seduti, diciamo che questo quarto d'ora qui ne sto approfittando un po', visto che più o meno a parte quando dormo e qualche piccolo momento nella giornata, ma tutto il resto del tempo sto in piedi. Bene, grazie a tutti. Io vi rimando allora ai miei canali social per la diretta su questa paginetta. Ci vediamo domani, pressoché quest'ora 18/18:15. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao, e ricordo che renderò visibile questa diretta, ovviamente in seconda battuta, anche sul mio canale YouTube. Grazie a tutti, ciao.